siamo prontissimi per il nostro main event in questa 118esima edizione di Wrestling Sun, che si concluderà quindi con questo steel cage 2 contro 2, gli sfidanti contro i campioni. Però manca uno sfidante, che è Mr. Gruppo, che è appena lottato, ha battuto Drew Gulak. Questo invece è l'ex campione del mondo TWF, Nicholson. Mamma mia, uno degli atleti meno tifati della storia, se non il più odiato, Nicholson. Mamma mia, i fan di Dayton non lo sopportano proprio. Le fiamme Alexander, una bella metafora d'altronde, in vista del suo combattimento, della sua battaglia contro Bernie a Breakdown, contro il diavolo stesso. Mamma mia, bella sfida che ci aspetta a Breakdown. Preso il calice, quello è il calice del vampiro, questo Alexander è mezzo vampiresco, però è un vero e proprio imperatore, dominatore. Ed ora mancano due benemeri del pubblico, questo è il campione del mondo, TWF, è Dan. Questo essere, perché non è un uomo, questo essere vivente è un malato terminale, sa che la sua vita prima o poi, insomma, sa che prima o poi dovrà lasciare questo mondo, però lo vuole fare alla stragrande e dice bisogna vivere sempre come fosse l'ultimo istante della tua vita. Partner è l'uomo che rappresenta questa federazione da anni, è il diavolo, è Bernie. Ingresso, insomma, epocale, abissale, apocalittico, stupefacente, un ingresso storico, quello di Bernie. I druidi sono le sue guardie del corpo, lui è il dominatore dell'oscuro, sicuramente la più grande leggenda assieme anche a Logan, questo essere che non ha mai svelato la sua vera poi identità, no? Perché lui è sempre portato indossato con la maschera. Non sappiamo cosa ci sia sotto, se ci sia un volto umano. Dai, chiaramente sì, però stavo un po' scherzando. Sta di fatto che, insomma, è tutto pronto per il 2 contro 2.
nella gabbia d'acciaio, ragazzi, non voglio dirvi niente, ma questi quattro sono quattro pazzi. Nicholson è quello che secondo me è messo meglio di capoccia, poi c'è Alexander, poi c'è Bernie e poi c'è Venna. Che Venna secondo me non batte proprio nessuno, in quanto a pazzia. Bernie con Nicholson e Venna con Alexandra, riviste le coppie, quindi non sono le coppie originali. Probabilmente è come se i due sfidanti avessero un po' paura. Alexandra ha chiuso Venna, ma insomma niente da fare. Sì, io penso che alla fine, ma probabilmente daranno di più i campioni, anche perché viste le loro morali, no? Da parte abbiamo Bernie che lotta sempre al massimo, dall'altra Venna che lotta come se fosse l'ultimo istante della sua vita, mentre Alexander e Nico sono due tipi furbi, dicono. Ma bene, perdere di tanto in tanto ci sta, ma poi al momento giusto bisogna vincere. E quello che invece non fanno bene, cioè che fanno anche Bernie e Venna, però lottano meravigliosamente anche nei show settimanali dove alla fine non c'è nulla in palio. Questo ovviamente per dar più per il business, no? Questi main event, però alla fine il palio per le rispettive carriere non c'è nulla, non c'è nulla alla fine. Beh, certo vincere con questo match dovrebbe farti proiettare a Breakdown con grande interesse, grande intesa nei tuoi confronti, nei confronti anche una grande soddisfazione da parte dei fan, no? Però sono situazioni un po' personali queste. Difficile anche commentare comunque il match, perché da una parte abbiamo Alexander e Ben, dall'altra parte Bernie Nicholson, sono quindi state mutate le coppie. Bernie Nicholson ovviamente sono affrontate più volte, mentre Alexander e Ben non ricordo se in passato si fossero affrontati già. Oh, intanto leg drop, Bernie qua, vede Alexander, è per la prima volta Bernie Alexander a confronto, Alexander prova meglio, attenzione, no, Bernie dice no a Ben. Ben a cui viene lanciato Nicholson a sezione della sua strapotenza. Due si sono già affrontati alle Survivor Series quando Nicholson poi alla fine anzi alla linea sella dove Ben gli portò via il titolo TWF, poi alle Survivor Series utilizzò il suo rematch Nicholson, ma insomma non ebbe la meglio. E comunque sempre in mezzo per il titolo del mondo. Spero che Nicholson perda in quella di Breakdown, scusate. Oh, attenzione qui intanto! Alexander qui Venna e tirato giù. Grande potenza da parte di Venna, quindi Nicholson, ma non è cosa fa? Non ci credo. Che potenza Nicholson, eh! Sì, però al momento decisivo sbaglia sempre, tra qui Venna su Alexander. Oh! Tenta la fuga Nicholson, ma non ha fatto i conti con il diavolo. Nicholson tenta ancora la fuga la seconda volta, mentre qui Randy Bulldog, attenzione, Nicholson è quasi fuori, Nicholson è quasi fuori, Bernie però lo raggiunge velocissimo e c'è un German Suplex, sta lì sopra. Grande manovra, davvero grande manovra, mentre qui Bernie, attenzione, cosa fa? Oh, Ben qui viene tirato giù, mamma mia, di peso, questa gli ha fatto male, Russian X Whip e danni di Alexander. Sì, più volte hanno tentato la fuga i quattro, come se infatti si volessero un po' preparare anche per il pay-per-view. Oh, comitata Alexander, però lo vede, meno male che c'è Alexander oggi, che Nicholson non sta neanche troppo lottando bene. Ricordiamo 22 dicembre Breakdown, evento che secondo me ha dei match singoli che non vediamo così interessanti da tempo. Sì, lo stesso vale il match da Darby speciale, insomma. Tutti i match molto interessanti. Vedremo se poi circa arriverà. Ovviamente vedremo se il general manager opterà per essere imparziali, spero di sì. Spero per il business. There's more in this.
qua, sai, Wong Slam. Attenzione, attenzione. Tenta la fuga. Verni qua tenta la fuga, ma c'è ancora Alexander a riprenderlo. E lo ributta giù con grande sfogo. E poi il braccio teso di Alexander. Oh, qui il diavolo messo a dura prova. Attenzione, i due fuggono. Fuggono insieme. Verni per terra è stordito. Si rialza adesso. Verni però chi ne ha allontanato. Attenzione, attenzione. Vengono ribattati tutti e due. Adesso sono i campioni a tentare la fuga. Sì, ma sono lenti, 3-4, veramente molto lenti. Sì, sono davvero molto lenti. Forse più veloce Alexander. Oh, spinebuster intanto. Spinebuster di Gufo. Scusa, di Venna. Cosa fa Venna? Oh, prepara la spear. Prepara la spear. Venna va con la spear. E va vuoto qui. C'è un grande reversal da parte di Nicholson, Mentre c'è Tombstone di Bernie. Nicholson qui può chiudere, 3 German Suplex, mentre dall'altra parte c'è Bernie su Alexander. Nicholson non se n'era avveduto. E Bernie qua potrebbe uscire, ma non so se è una buona idea uscire da solo per primo. Nicholson però lo vede. E dice, no, dove va? Oh, Jordan Slam, Jordan Slam! Bernie, teme tutto! E spin in Lariat! Mentre vede qua è pronto! Oh, serie di colpi! Diamo un braccio! E poi fa segno con una sederata e poi uno splash in corsa, un crossbody, una pezza assurda. Backway drop intanto su Nicholson. Venne qua fuori. Fuori un whistler intanto. Alexander raggiunge Venda, mamma mia. Verni qua pronto per il Thompson. Thompson anche su Nicholson. E qua attenzione perché Bernie potrebbe diventare la fuga. Venna qui rilanciato, ma Alexander era meglio. I quattro stanno tentando sempre la fuga, ma non ci sono riusciti fino adesso. Mentre la DDT di Bernie si accaniscia. Oh, Ben qui ha tentato la Kimura Lock, manovra pericolosissima. Intanto qui Power Slam, mentre Nicholson è pronto a chiudere. Nick Chok Slam qua potrebbe davvero tentare la fuga. Alexander lo prende. Ben però è lì. Si fanno sentire, vogliono i campioni trionfanti anche questa sera. Non sarà facile però, diritti intanto su Nicholson, Venna qua intanto la meglio intanto su Alexander. Deve assolutamente tenere la bada. Venna qui va a segno, forse va a segno con Pump Handle. Sì, Pump Handle Slam. Tenta Thompson, forse no, Alexander è molto bravo qua e lo anticipa, mentre tenta la fuga qua Nicholson. C'è ancora Venna, match infinito questo odierno, questo grande main event. Thompson fa il driver, no, Alexander ne scivola e lo segue lui. Non ci credo, mamma mia, mi ha riversato il pile driver. No, ma Bernie c'è piedi, no. Qui c'è la DDT di Alexander. Nicholson va fuori e va anche Alexander. Non ci credo. Attenzione, vanno fuori entrambi. Attenzione qui Nicholson viene gettato, c'è Ben. Alexander là, la spacca. Qui Ben veramente ha salvato il tutto, Ben però deve riuscire a chiudere il match. Una Tiger Bomb in arrivo, un Butterfly Suplex.
Bernie Benresco.